Dopo la sconfitta nella prima giornata, il semprefarmacia.it Basket Bellizzi bagna con una vittoria l'esordio tra le Muremiche nel campionato di Serie C Silver. Al Pala Berlinguer i gialloblu si impongono con il risultato di 86-83 sul Caponola Basket. Match vibrante per larghi tratti condotto in maniera eccellente dagli uomini di coach Orlando. Di Mauro e compagni hanno però il demerito di non chiudere la contesa, concedendo a Nola di rientrare più volte in partita. Il punteggio ad elastico si protrae fino ai secondi finali, con i padroni di casa che riescono comunque a conservare il minimo vantaggio e a portare a casa i primi due punti della stagione. Parte subito bene Bellizzi, che col capitano Marco Di Mauro trova il primo canestro della gara. Gli ospiti provano a limitare la forza fisica di Donduro, portando il serbo fuori dal perimetro e lasciandolo libero di provare dalla lunga distanza. Scelta poco felice però, col numero 14 gialloblu che fa 2 su 2 dall'arco dei 6,75. Nola si affida alle giocate di Catapano, che dimostra subito di essere in giornata e prova a tenere gli ospiti attaccati nel punteggio. Il numero 7 chiuderà con 25 punti realizzati. I padroni di casa dimostrano però di controllare con concentrazione e determinazione il match e chiudono il primo quarto avanti di 10 punti, sul risultato di 29-19. La seconda frazione si apre così come si era chiusa la prima, con Bellizzi che preme forte sull'acceleratore. I ragazzi di Orlando iniziano a colpire con continuità dalla lunga distanza, con Trapani, Esposito e Di Mauro. È proprio una tripla del capitano a regalare il massimo vantaggio ai gialloblu, che si portano sul più 18 a poco più di 2 minuti dal termine del primo tempo. Invece di infliggere il colpo decisivo però, si spegne la luce nei padroni di casa. Trascinata dalla fisicità e dai punti di Aurier, Mannola mette a segno un parziale di 8-0 e ricuce in parte lo strappo. Al suono della sirena il tabellone segna 51-41 in favore di Bellizzi. L'intervallo non spezza il gran ritmo acquisito dai ragazzi di coach Grande. Gli ospiti rientrano sul parquet con grande dinamismo e grande precisione nel tiro. Bellizzi non riesce a tenere in fase difensiva e concede troppo agli avversari. Catapano colpisce due volte da fuori, Gammella e Daurimma mettono in difficoltà Dondur sotto canestro. Gli ospiti riducono lo svantaggio fino a portarsi a meno 1 sul risultato di 59-58, senza però riuscire mai a trovare il vantaggio. La scossa Bellizzi la dà Esposito, che sul filo della sirena trova una tripla dalla propria metà campo. All'ultimo intervallo Bellizzi avanti 65-60. L'ultimo quarto segue l'andamento altalenante che ha caratterizzato l'intero match. I gialloblu non riescono a trovare mai il break decisivo, con Nola pronta a ricucire ogni volta lo strappo. A meno di un minuto dal termine, sul punteggio di 84-81 e con palla in mano, i padroni di casa hanno la possibilità di porre fine alla contesa. Il fallo fischiato ai danni di Trapani, il quinto per lui, concede però ai bianconeri l'ennesima possibilità di riavvicinarsi. I due liberi realizzati da Catapano riportano gli ospiti a meno 1. Ci pensa Esposito, sempre dalla lunetta, a mettere i due liberi decisivi che regalano la vittoria ai gialloblu.